intervento dottoressa Valenzi del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, poi prima di dare la parola per le conclusioni a Stefano Cecconi, un giro magari di brevi riflessioni da parte vostra. Grazie, innanzitutto doveroso da parte mia scusarmi per il ritardo, sono in sostituzione del collega vicario che è rimasto bloccato sulla Monza Bergamo e quindi permettetemi la mia più una riflessione a voce alta, come dire, insieme a voi su quello che stiamo fatto, su quello che stiamo facendo, ma anche sull'occasione e l'opportunità che ci dà sia le pronunce della conferenza Stato-Regioni, il passaggio della sanità penitenziaria, in particolare la legge 9 del 2012 sul disagio psichico delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e soprattutto delle persone che sono presenti presso gli istituti penitenziari. Perché dico questo? Perché per noi non è, per noi amministrazione penitenziaria sicuramente non sono argomenti nuovi, nel senso che nella nostra quotidianità il confronto con il disagio psichico, volente o nolente, è una consuetudine, è una necessità davanti alla quale sempre ci siamo trovati di fronte. Io ricordo negli anni passati il tentativo vano di agganciare i servizi territoriali per le licenze di esperimento, per le libertà vigilate, la costituzione di tavoli di lavoro innumerevoli rimasti sempre vuoti, quasi che per il sistema esterno del territorio, nel momento in cui interveniva il provvedimento penale, ci fosse un'interruzione dell'interesse, un'interruzione del diritto alla salute della persona. E devo dire in questo, forse veramente, come diceva l'avvocato, tutti un po' responsabili, dall'avvocatura alla magistratura, dai servizi del territorio, quasi che il carcere fosse, come dire, un parcheggio ideale per gente che altrimenti non si sapeva bene come gestire. Ma lo dico con una cognizione di causa concreta, perché purtroppo, devo dire, dal provveditorato regionale abbiamo un panorama abbastanza ampio, la nostra regione è la regione che conta più detenuti rispetto alle altre regioni della nazione, 9.500 questa mattina, ma non di meno, insomma, nel passato, fatta eccezione i momenti felici del post indulto o subito dopo i provvedimenti di grazia che possono esserci stati. E dico con cognizione di causa, ovvero la telefonata del direttore di San Vittore la mattina che mi dice: ha finito la pena, ma non me la sento di metterlo per strada. Io sono disponibile a prendermi una denuncia per tenerlo indebitamente in carcere, ma io questa persona non la metto per strada, non è in grado di tornare libero e i servizi del territorio non ne hanno voluto sapere nel corso del tempo che noi l'abbiamo avuto in carico. Quindi questa per noi è un'occasione per ragionare fortemente a questo punto in maniera diversa su questa problematica. Tra l'altro, devo dire, anche con una domanda che da operatore mi sono sempre fatto: ma perché con la legge Basaglia gli OPG sono rimasti aperti? Questa la lascio qui e la lancio al pubblico. Questo che cosa ha significato? Significato per noi cercare di fare un discorso di sistema un po' più strutturato, e anche perché non ci dimentichiamo che tanto l'allegato C applicativo del DPCM del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari quanto la nuova norma hanno un elemento preclusivo, ovvero la creazione negli istituti penitenziari di sezioni deputate alla cura della salute mentale delle persone detenute. Questa cosa ci sta facendo molto riflettere, ci stiamo riflettendo a lungo all'interno dei tavoli che abbiamo in regione, con la quale stiamo fortemente, come dire, lavorando insieme da quando c'è stato il passaggio della sanità penitenziaria. Che cosa significa creare delle sezioni all'interno degli istituti penitenziari? Fare tanti piccoli OPG negli istituti penitenziari? Non mi sembra la ratio della norma, ma non è assolutamente la nostra volontà. E d'altra parte, come rispondiamo al disagio che esprime la popolazione detenuta? Quindi facciamo un discorso dal dentro e poi facciamo un discorso per chi sta fuori e che accede all'OPG e comunque alle misure di sicurezza dall'esterno. Noi, facendo la nostra rilevazione proprio per questi fini, abbiamo rilevato al 4 aprile del 2012 che avevamo nei nostri istituti penitenziari della Lombardia 564 persone affette da patologie psichiatriche. Di queste 564 persone, 190 affette da psicosi, 221 da disturbi depressivo maggiore, 153
da sindrome bipolare. Non vi cito, ma ve lo dico, i 428 che manifestavano disturbi del comportamento, perché non è una patologia acclarata, non è una patologia documentata, ma questo è il panorama davanti al quale ci troviamo. Allora, come ci prendiamo cura? Come garantiamo la tutela della salute che al pari dell'esecuzione penale ha una sua rilevanza costituzionale, alle 564 persone che presentano questa tipologia di disturbi e che purtroppo spesso vanno a alimentare il circuito degli ospedali psichiatrici giudiziari, domani forse di qualche altra struttura, ma non è il cambiamento di luogo, è il cambiamento di intervento del nostro cuore, è il cambiamento di cultura e di condivisione di cultura, proprio per far fronte, e in questo chiamo molto in causa la magistratura, perché troppo spesso, e questo proprio tra l'altro lo dico in prima persona, ci troviamo di fronte ad ordinanze nelle quali ci si dice il soggetto non è compatibile con l'istituto penitenziario, fatta eccezione per un istituto che abbia un reparto psichiatrico. E che cosa significa? E che cosa facciamo in questo reparto psichiatrico? D'altra parte questo prevede la normativa, quindi stiamo fortemente ragionando su come andare a caratterizzare sull'aspetto della cura queste piccole sezioni, ma che vorremmo ridotte a numeri minimali, perché riteniamo che vada invece incrementato, rafforzato e implementato dove non c'è stato, perché dobbiamo anche chiamare le cose con il loro nome, il servizio con il territorio per arrivare ad evitare la sopravvenuta infermità mentale, per arrivare ad evitare il giudizio di pericolosità sociale. Questo è il panorama davanti al quale ci troviamo e che ci mette logicamente abbastanza, come dire, ci sta facendo molto, molto riflettere. Allora, qual è in questo momento il nostro obiettivo, quello su cui stiamo cercando appunto di ragionare insieme a Regione? Ma ben vengano, io accolgo molto volentieri e credo che sia molto giusto coinvolgere nella riflessione le altre parti del sistema, proprio perché si possa creare un sistema, perché quello che manca è un sistema complessivo di intervento. Allora, il nostro obiettivo è quello di arrivare sia a un piano di presa in carico concreto, dove attraverso la formulazione di protocolli operativi con i servizi sanitari e con i servizi del territorio si sappia ex ante come prendere in carico le persone che presentano dei disturbi psichici che sono inevitabilmente presenti presso gli istituti penitenziari, ma d'altra parte anche quello di arrivare a un piano di dimissione e di contenimento dei numeri che in questo momento interessano l'OPG, che tengano conto delle esigenze della persona a 360 gradi. Perché la nostra esperienza è quello che ho appena raccontato, ma anche quello che abbiamo sentito con tanta passione e con tanta capacità ci dà, è che la persona è una persona a 360 gradi, dove attraverso lo strumento dell'esecuzione penale, perché comunque rimane la misura del codice, non è stata cambiata la misura del codice, forse questo è, voglio dire, il passo a cui tendere, ma in questo momento noi ci troviamo comunque davanti all'esecuzione penale che rimane tale, alla quale dobbiamo dare contenuti diversi. Dobbiamo dare contenuti diversi in termini di presa in carico complessiva della persona, una presa in carico che non può ridursi alla presa in carico esclusiva dell'aspetto sanitario, che deve chiamare in causa il territorio in tutte le sue componenti, e una presa in carico che deve diventare sistema. È vero quello che dice la dottoressa Borgo Maneri, da anni Regione Lombardia attraverso la legge 8 o attraverso altri strumenti è intervenuta con dei segmenti di intervento su questa problematica, sulla tematica dell'accoglienza, sulla tematica dell'accompagnamento delle persone dimesse o dimissibili dall'OPG, ma mai con un intervento di sistema. E allora, nel momento in cui termina l'attività progettuale, che può essere bella, interessante, ben sperimentata, che cosa ne facciamo di queste persone? Di chi è il carico di queste persone? Quali sono le competenze dei servizi, alle quali ben venga partecipino e collaborano tutti gli enti del terzo settore, ma non possiamo delegare all'associazione XY di volontariato, piuttosto che professionalizzata che dir si voglia, la gestione di questo tipo di interventi.
è necessario che i sistemi facciano sistema tra loro. Quindi la nostra idea è quella di arrivare a un progetto, a un piano complessivo dove sempre si sappia chi deve intervenire e per quale motivo, tenendo conto della territorializzazione, tenendo conto del fatto che le strutture appunto non possono dare una risposta esclusivamente sanitaria, ma devono intervenire sulla persona a 360 gradi con un progetto di carattere trattamentale. In questo l'amministrazione penitenziaria sicuramente può dare molto. Non ci dimentichiamo che le persone sottoposte a misura di sicurezza o in esecuzione penale comunque sono sotto l'amministrazione penitenziaria. Quindi è necessario perseguire un forte coinvolgimento, per esempio, degli uffici di esecuzione penale esterna, che non vengono normalmente presi in considerazione. Gli si manda la comunicazione finale, ma una persona in misura di sicurezza, una persona in libertà vigilata o in licenza di esperimento, è comunque connessa all'ufficio di esecuzione penale esterna, se non è in carcere a un punto di riferimento, a un punto di riferimento che può essere un punto di snodo e che troppo spesso viene bypassato. Io ci ho pensato prima, avvocato, quando lei diceva mi trovo davanti al servizio, l'avvocato, l'utente, 6 operatori del servizio, e l'operatore del web dov'è? Allora, quanto abbiamo perseguito quest'ottica di integrazione, quest'ottica? Credo veramente che sia, come dire, un momento di riflessione che ci serve per ripensare il sistema in generale, a partire da noi, perché è chiaro che siamo tutti strettamente, ma dove dare la priorità? Io credo che la priorità di evitare un internamento sia la priorità delle priorità, e quindi attenzione alla qualità che andiamo a dare a queste nuove strutture cui stiamo pensando, che non possono replicare la struttura dell'OPG, rispetto al quale, perdonatemi, io, a parte sicuramente l'eccellenza di Castiglione delle Stiviere, che si è distinto rispetto agli altri ospedali psichiatrici giudiziari, ben venga il lavoro svolto dalla Commissione Marino, ma mi metto un po' dalla parte dell'agente penitenziario, del poliziotto penitenziario, di quello che, senza avere né competenza né titolo, ha provveduto a legare tante persone al letto di contenimento. Allora, qual è la corrispondenza fra i servizi in questo senso? Non si può delegare esclusivamente all'amministrazione penitenziaria alla gestione di una patologia che innanzitutto deve vedere la tutela del diritto alla salute. Insieme alla dottoressa Fadda abbiamo fatto delle verifiche, delle indagini presso gli istituti penitenziari. Quando ci troviamo davanti a un detenuto con un disturbo e viene predisposta a una sorveglianza a vista, e poi purtroppo con un gesto infausto il detenuto si toglie la vita, ma il poliziotto penitenziario che strumenti aveva per attuare una sorveglianza a vista rispondente alle esigenze di salute di quella persona? Non gli si può chiedere questo. Non si può chiedere all'amministrazione penitenziaria di fare le veci di un apparato sanitario. Non ne ha le competenze, ma non vuole averle. E quindi, ecco, credo che sia veramente... prendo questo momento proprio come un momento di riflessione per capire bene, prima di andare ad impostare dei servizi, di quali contenuti vogliamo riempire questi servizi e come vogliamo strutturare questi servizi. E ben venga la presenza della magistratura di sorveglianza, che comunque è chiamata a pronunciarsi sulle dimissioni dell'OPG. Le dimissioni dell'OPG non si possono programmare sul piano sanitario, e ha detto bene la dottoressa Fabio. Le dimissioni dell'OPG debbono necessariamente passare attraverso una valutazione giurisdizionale, e quindi il magistrato deve poter esprimere le sue necessità rispetto a che cosa significa valutare la pericolosità sociale. Forse non basta la sola valutazione della personalità, bisogna fare qualche passo in più, bisogna fare qualche passo oltre, e finché il codice rimane tale credo che sia necessario che si ragioni congiuntamente, tenendo presente che la tutela della salute è il bene primario che costituzionalmente tutti siamo chiamati a garantire. Mi fermo qui. Grazie, dottor.